Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Inter Milan, quarti di finale di Coppa Italia, che è stata una partita che è successa di tutto davvero. È successo di tutto davvero perché all'Inter è decisa quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lukaku e Ibra si sono scontrati, hanno fatto una rissa. Lukaku e Ibra sono stati sanzionati con un cartellino giallo. Con un cartellino giallo che a Ibra è costata la gara, e invece a Lukaku no, anche Lukaku ha saputo mantenere senza fare i falli. E al Milan l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic è costata gara. Ho visto delle cose orribili, perché Ibra e Lukaku si sono dette cose orribili, ma nel calcio succede, il calcio è anche questo. Un testa a testa, però cioè non è che hanno dato la testata da espulsione, non era da espulsione, perché una cosa che esce il sangue, tu dai la testata, poi fai male, è espulsione. Ma è una cosa che tu fai un testa a testa così senza farti niente, però comunque si sono scontrati, quindi giallo, giusto, giallo giusto. Però poi per Ibra ha fatto un fallo sciocco che gli ha condizionato la partita, espulsione obbligatoria, perché lì è fallo, già aveva il giallo, se non sarebbe se non avrebbe fatto la rissa, cioè il Milan aveva ancora Ibra e poteva portarsela a casa. Invece ragazzi, non è successo così. Ibra espulsione, se ne va senza alcuna protesta, senza dire niente, se ne va, prende la sua strada, se ne va negli spogliatoi. Invece Lukaku rimane in campo perché ha saputo tenere il giallo. Poi ora vi racconto un po' la partita. Milan passa in vantaggio con il solito quello che il mio idolo, come già sapete chi mi segue già da tanto, ora non ricordo proprio il minuto esatto del gol. Ora ve lo dico. Ha segnato Zlatan Ibrahimovic al 31esimo del primo tempo, facendo uno stop fantastico da veramente, da un giocatore proprio. Ti fa capire quello stop che è un giocatore straordinario. Poi l'Inter lì ha iniziato ad attaccare, ma fine primo tempo 1-0 per il Milan, 1-0 per il Milan, ma meritato nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ha meritato la sconfitta, perché grazie a Zlatan Ibrahimovic prima segna e sblocca la gara, e poi rovina un derby di coppa. Però Ibra lo poteva evitare il doppio giallo che costa l'espulsione al 58esimo. Espulso Ibra, Milan si chiude, prende, cioè Leao procura il calcio di rigore. Leao procura il calcio di rigore che era netto. Lukaku ovviamente
È imparabile il rigore di Lukaku perché ogni rigore di Lukaku sono imparabili i rigori di Lukaku. L'arbitro ora non ricordo come si chiama. Beh, comunque viene. Non ricordo come si chiama quest'arbitro. Comunque viene sostituito da Kiffi perché per un infortunio. Perché l'arbitro per andare a rincorrere Barella, perché Barella corre con la motocicletta, nessuno gli sta indietro, nemmeno l'arbitro, appunto. Si fa male l'arbitro. Barella, giocatore straordinario. Poi danno 10 minuti di recupero, quello che basta perché qualche minuto si è perso per quella discussione. Poi l'arbitro che si fa male, 10 minuti di recupero. Conte inserisce Eriksen all'86esimo, 87esimo. Dopo 10 minuti, 9-10 minuti. L'Inter si procura una punizione al 97esimo e Kolarov era uscito, non la poteva tirare perché già era uscito, era stato cambiato e lo specialista delle punizioni quando stava a Tottenham era Eriksen che azzeccava sempre le punizioni e l'ha messa proprio lì dove non batte il sole, anche qui. A San Siro l'Inter in Coppa Italia. Sì. L'Inter per l'Inter la Coppa Italia è un obiettivo cioè un obiettivo che si è posto all'Inter perché l'Inter vuole vincere sia la Coppa Italia che lo scudetto. Vuole vincere queste due coppe, poi è fuori da tutto tranne Coppa Italia. E quindi l'Inter tenta tutto per tutto per portarsi un trofeo. Dopo 10-11 anni e l'anno scorso giocando c'è anche una finale però che ha perso 3-2 contro il Siviglia in Europa League che era una grande coppa, è una grande coppa ancora. Milano, questa è la terza sconfitta di questo mese per il Milan, chissà, chissà, chissà. Però io non lo do mai per spacciato il Milan perché sicuramente tenere uno come Zlatan Ibrahimovic in squadra è tutto, quindi il Milan è ancora in corsa per lo scudetto, non si discute, il Milan sta lì sopra, ci sta salutando a noi napoletani, ciao partenopei, purtroppo. E niente, la decide chi non tutti i tifosi, anche non dell'Inter e del Milan. Tutti cioè Eriksen segna, nessuno lo immaginava e nemmeno io. Però ragazzi, la risolve con una punizione cioè, in un progetto di questa squadra c'è anche Eriksen. Nel progetto ora penso che sia inserito anche Eriksen. Però deve acquisire più spazio perché un giocatore come lui, poco spazio, non può avere così poco spazio, ha pochissimo spazio. E niente, Milan, l'Inter ha giocato meglio del Milan, ma ripeto anche perché. E niente, il video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate una marea di like qui sotto. Lasciate anche qualche commento se volete. E stavo dicendo, l'Inter ha giocato meglio. Grazie all'espulsione di Ibra, perché se il Milan aveva ancora Ibra era capace anche di fare un altro gol. Però ce l'ha voluto lui. E la partita finisce 2-1. Grande prestazione, grande vittoria. Può influire sia
sul morale della squadra, sia per andare sempre avanti in questa competizione, che non la faccio scema questa competizione, perché è una grande competizione e una bella coppa. Quindi domani gioca anche il mio Napoli, oggi alle 6:15 gioca anche Atalanta-Lazio, altra grande partita. Tanto può vincere l'Atalanta e tanto la Lazio. È una partita un po'. Juventus-Spal, poi c'è stasera, che per me vincerà la Juventus, anche con i giovani, perché penso che metterà gli giovani. Ora non so se me lo dice. La formazione verrà pubblicata prima della partita. Poi domani sera alle 9 c'è Napoli-Spezia. La vedo dura. Niente. E niente, ragazzi, chiudo qui il video. Lasciate una manata di mi piaci. Iscrivetevi al canale. Arriviamo in tanti qui. Iscrivetevi, mi raccomando. Attivate la campanellina e così vi arrivano le notifiche ogni volta che io carico video. E niente, ciao, forza Napoli, speriamo bene per domani.